Tutto pronto per il vertice NATO in programma a Washington DC dal 9 all'11 luglio per celebrare il 75esimo anniversario dell'Alleanza Atlantica, al quale parteciperanno i leader dei 32 paesi che la compongono. Prima del summit, il segretario alla difesa USA Lloyd Austin ha ricevuto lunedì al Pentagono il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg. In Ukraine, Russia continues its brutal war. Only today we have seen horrendous missile attacks against Ukrainian cities, killing innocent civilians, including children. I condemn these heinous attacks. At the summit, we'll make decisions to further strengthen our support to Ukraine, and the Russia must understand that they're not able to wait those out. They need to sit down and accept a solution where Ukraine prevails as a sovereign independent nation. Tra i principali temi di discussione, il futuro del sostegno internazionale all'Ucraina, la situazione a Gaza, le relazioni con la Cina, nell'ombra delle elezioni presidenziali del prossimo novembre e la possibile rielezione di Donald Trump.